Inizio la preparazione mettendo in una ciotola capiente 250 g di mascarpone. Aggiungo 300 ml di panna da montare già zuccherata ben fredda e 15 g di farina di cocco. Monto con le fruste elettriche, dovrà essere bella soda. Fodero uno stampo per plum cake da 26 cm x 12 con la pellicola da cucina. Fodero lo stampo con i savoiardi inzuppati nello sciroppo di pesche. Formo un guscio. Distribuisco all'interno un pochino di farcia, livello leggermente. Inserisco le pesche sciroppate una vicina all'altra. Si possono utilizzare tranquillamente anche le pesche fresche o la frutta che più vi piace. Ricopro con la restante falcia. Con l'aiuto della pellicola faccio combaciare quanto più possibile i savoiardi. Copro la parte centrale con degli altri savoiardi inzuppati. Ricopro lo stampo con la pellicola. Lascio riposare nel freezer per almeno 2-3 ore. Trascorso il tempo necessario, trasferisco il semifreddo sul piatto da portata. Rimuovo lo stampo e la pellicola. Decoro la parte centrale con la restante farcia avanzata, granella di nocciole, pezzettini di pesca e foglioline di menta. Questo semifreddo alle pesche è bello, molto scenografico e diverso dal solito. Miei cari amici, provatelo, è davvero molto semplice. È un dolce cremoso, senza cottura, perfetto per la bella stagione, è delicato ed irresistibile. Si conserva in freezer, consiglio di lasciarlo ammorbidire per bene prima di gustarlo. Miei cari amici, noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!